Hi guys, in inglese quando abbiamo la lettera I isolata tra due consonanti ha un suono molto breve. Vediamo un po' di esempi e poi arriviamo anche a capire perché this si pronuncia così e il plurale si pronuncia these. Come vedete dal simbolo fonetico della I, la pronuncia è proprio stretta, molto corta e quindi avremo dei vocaboli con questo tipo di suono. Sit, brick, fit, this. This viene utilizzato come aggettivo, in questo caso dimostrativo, vuol dire questo, che va a dimostrare la cosa di cui stiamo parlando e ha suono corto, ricordate. Vediamo invece il plurale these, che ha un suono molto più lungo. Il plurale è scritto sempre con una e, ma in questo caso ha un suono molto più lungo e ad indicare questo suono più lungo in fonetica abbiamo questi puntini vicino che segnano proprio come dire, la corretta pronuncia dell'allungamento della i. Quindi in questo caso vedete il suono fonetico è this, quindi si allunga tanto questa i che poi è una e allungata. Normalmente questo suono si ottiene quando si pronunciano delle parole con la doppia E. Quindi in questo caso è un po' un'eccezione, però tipo breeze è scritto con due E e ha lo stesso suono fonetico di these plurale. Poi abbiamo feet, deep, meet. Vediamo invece l'uso di these come pronome, quindi oltre a essere aggettivo dimostrativo diventa pronome. In quali casi? Vediamolo insieme. This is the painting I was talking about. It's so beautiful. Infine, this può avere anche un significato di avverbio e nell'esempio lo troviamo così. I can only hit this much. I'm full. I'm starting to be worried. She's never been late before. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un like qui sotto e scrivimi nei commenti. E intanto, se non sei iscritto al canale, iscriviti e clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita ogni settimana. Keep learning English by Grace!